Aiuto, aiuto, aiuto! Ho finito la mia riserva di vitamina B. Sai che cosa? Sai che cos'è questo? È il lievito di birra. È il lievito di birra, lievito di birra. Io ne uso così, diciamo, un pezzo. Metto qua, adesso riscaldo l'acqua. Non è rimasto, cacchio. Vabbè, io prendo questo. Però deve essere vivo. Un attimo che metto l'acqua a riscaldare. Allora, è un'ottima fonte di vitamine, il lievito di birra. Chiaro che se non hai un'immunità troppo abbastanza buona, che cosa succede? Con questo lievito di birra posso diventare micosi, perché i micetti, le micose, diciamo, dove vanno si trasformano, possono aggredire anche dei organi. Voi non fate a casa quella che faccio io. Io faccio perché io studio, perché io sono naturopata, per chi è per la prima volta sul mio canale e non lo sa, sono naturopata, me ne intendo, mi sono tirato fuori dal buco, diciamo dal fosso, attraverso i rimedi naturali. Io so cosa faccio. Se voi volete sapere cosa si fa e come si fa, caffè, qualche caffè. Perché anche io devo vivere. E che cacchio? Ma tu non ti vergogni? Vuoi morire ricco con i soldi al calzino e malato? Guarda che se tu ti allunghi la vita, se tu diventi, non dico sano, ma stai meglio, quei 30 caffè minimo, minimo che ve li devi dare a me, tu te li rifai. Ma fino adesso che vai sempre in farmacia, che cosa hai risolto? Dai, essere onesto con te stesso, guardati nello specchio e dici: cacchio, bevo la mattina questa, due di quelle, 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 quelle. Che cosa ho risolto? Ma il tuo fegato quanto cacchio può portare? Prima o poi crolla. Io ho messo qua il magnesio, no? Per farmi il magnesio citrato. Però io il magnesio me lo devo fare così. Soltanto che è rimasto poco. Con i semi di zucca, ottima fonte di magnesio. Ah, guarda qua. Questi sono semi di girasole. Sì, questi qua li ho messi a molo, che sono cocconuto, come cavolo si chiamano. Perché se non li metti a molo contengono acido fitico che ti blocca lo zinco, ti blocca le cose. Vabbè. Poi, giusto finché si riscalda l'acqua, qua ho messo questi, che io metto un fazzoletto perché sennò dopo si ammorbidiscono, cavolo. Questi qua, vabbè. Aspetta che ti prendo una aperta, che se tu no, non è aperta tu non lo riconosci. Cioè, adesso lo riconosci. Piccole stronzate. Questi qua ce li hai tu sul tavolo, no? Alla portata di mano. Poi, questi di cocco, no, non c'è. Questi, quando mangi il melone, che fai? Li butti? Io mi faccio il latte. Però ne ho sempre pochi. Ah, anche ce l'ho anche di anguria, no? Ho detto che faccio latte, l'ho dimenticato. Vabbè. Mi faccio la mia vitamina. Penso che non sia troppo calda per ammazzarlo. Un pochino, vedi? Stando nelle chiacchiere con voi. Un pochino si è riscaldato troppo. C'ho tempo? Beh sì. Bisogna scioglierla bene. Nella mia lingua si chiama drojdie. In rumeno si chiama drojdie de bere. Lievito di birra. Vigo. Bisogna scioglierla.
niente voi. Normalmente lo metto, lo lascio, solo che adesso devo uscire e mi sono ricordato che non ho preso la mia medicina, non ho preso le mie vitamine. Voi li pagate un sacco e mangiate un sacco di chimica. Scusa, se entra una pasticca delle tue vitamine, no? Del principio attivo ce ne sono 2 mg e la pasticca tua, la compressa, pesa 1 g. Resto che cacchio è? Ti sei mai domandato che cos'è il resto? Se diciamo la metà è principio attivo, resto che cos'è? È del cemento. E dopo c'è la calcificazione alle ossa. Speronei, calcani, cose varie, ditone, cipolla, fibromialgie, cose varie. Neanche non sapete che cos'è la fibromialgia. Praticamente è la carta vetrata che ti sta tra le tue cellule, tra le fibre muscolari, capito? E li graffia la cuticola. Allora ti fa male perché graffia i nervi. E non puoi togliere quell'acido. Metti il naso, metti il naso. L'ho fatto un po' calda, cavolo. Però, buono. Mi raccomando, non fate questa cosa a casa. Non andate a studiare che cosa contiene il lievito di birra. Voi avete un grande handicap, lo sai qual è? Che volete, pretendete di cercare delle informazioni nella lingua italiana. Non ci sono. Prendi un testo di inglese, lo metti pezzettino per pezzettino, non troppo lungo, su Google Traduttore. Capito? E te lo dà tradotto in italiano. Se non lo sai in quale lingua è scritto, metti cavolo, rileva la lingua, te lo dà. Non sarà una traduzione buona, però vedrai la differenza di quella che vi dicono a voi tachipirina e vigile attesa, quelli vaccinatori, capito? E di quella che dicono agli altri, anche dottori, anche americani. Perché là si può parlare più o meno più libero di qua. Un po' troppo caldo, però mi va bene, almeno bevo la metà. Va bene, se sono fatti 7 minuti, non dimenticate, il lievito di birra per me è un ottimo rimedio, un ottimo integratore delle vitamine, specialmente il gruppo di vitamine B. Capito? Tu che cosa fai? Compri le scatolette su internet dove sono piene di conservanti, di addensanti, perché devono stare nei depositi, nei negozi per anni e anni finché viene il fesso, scusa, finché vieni te a comprarlo. Capito? Dai. Sei serio? Io preferisco la natura, la naturopatia. Mio figlio lo mangia così, io preferisco berlo. Se vuoi sapere a tutto quello che serve il gruppo di vitamine, ognuna B6, B5, B12, tutte, ho delle lezioni abbastanza lunghe dove ti spiego e tu puoi controllare. Tu, quella che dico io, lo puoi controllare. Fai e mi controlli. Capito? Però non è roba per i tirchi, neanche per i fessi. Perché il sapere è una merce. Io per parlare 5 minuti qua ho studiato settimane e settimane, capito? A te ti sembra, oh, ma che costa 5 minuti a dirci una cosa? Mi costa tutta quella fatica di prima. Io ho seminato e oggi voglio raccogliere. Ciao, ciao.